Come tutti i fan di Grey's Anatomy ben sanno, non passa una stagione del medical drama più famoso di sempre senza un addio doloroso per il fandom. Una parte di pubblico ancora non perdona Shonda Rhimes, la mamma di Grey's Anatomy e di molte altre serie TV di successo, per la morte dell'amato dottor Stranamore, Derek Shepherd, ovvero Patrick Dempsey. Ma la vita va avanti e con essa anche Grace. E i personaggi continuano a lasciare il cast. Se non volete sapere chi lascerà la serie, fermatevi qui. Altrimenti, se non temete lo spoiler, andate avanti. L'ultimo addio è quello di Martin Henderson nella serie Nathan Riggs. Il colpo di scena è appena andato in onda in America nella puntata del 26 ottobre. Il dottor Riggs faceva parte della serie dalla 12ª stagione ed occupava un posto speciale nel cuore della protagonista Meredith Grey, anche se non aveva certo rimpiazzato il compianto Derek. Riggs è uno dei pochi personaggi ad uscire di scena con un lieto fine. Ritrova la fidanzata Megan e scopre che ha adottato un bambino. Come ha dichiarato la stessa Shonda a TV Lines, non è detto che non possa tornare nel futuro. Ho adorato il fatto che siamo riusciti a regalare a Riggs il lieto fine che il suo personaggio si meritava. Questo non rappresenta comunque la fine dei nostri rapporti con Martin. Martin Henderson, dal canto suo, si è detto felice e fortunato dell'esperienza appena conclusa e si è ovviamente messo a disposizione per un eventuale ritorno. Non sempre a Grey's Anatomy il futuro è a tinte fosche.